Amici appassionati di pallacanestro femminile, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo con le immagini a Sesto San Giovanni sul parquet della storica società del GEAS, uno dei sodalizi che hanno fatto davvero la storia della pallacanestro italiana, con titoli in serie, con produzione di giocatrici di altissimo livello. GEAS Sesto San Giovanni che affronta la Delser Basket School Udine nella seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile 2017-2018. Stiamo commentando questa partita dal tubo, dalla nostra sede. Ci è arrivato da Sesto San Giovanni il file senza il commento audio, per cui avrete la pazienza e anche il buon senso di perdonare eventuali errori di lettura della formazione, dal momento che stiamo osservando la gara da uno schermo piccolo. Non ci impedisce però di salutare il primo canestro della partita per quanto riguarda la Delser, segnato da capitan Debora Vicenzotti, che è in campo assieme a Carlotta Rainis col numero 21, a Elisa Pontoni col numero 15, Elisa Mancabelli col 10 e la croata Blazevic con il numero 3, mentre Adelser recupera un altro pallone. Il quintetto base delle milanesi è formato dal numero 4 Schieppati, dal numero 5 Giulia Arturi, dal numero 7 Galbiati, dal numero 13 Gambarini, dal numero 21 Elisa Ercoli. Tanti nomi conosciuti, soprattutto Giulia Arturi, che ormai da tantissimo tempo milita nella formazione del GEAS, ma anche le nazionali. Elisa Ercoli, c'è in panchina nel GEAS Maria Barberis, che ha disputato l'Europeo Under 16 femminile nel 20 femminile nel 2016 a Udine, in quel di Udine, quindi nel 2014, Europeo Under 20 2014, nella edizione che si disputò al Pala Indoor di Paderno. Una Delser che arriva dopo aver vinto contro Castelnuovo Scrivia, arriva a questa partita dopo aver vinto con Castelnuovo Scrivia all'esordio in campionato, e quindi la prima trasferta subito contro una delle formazioni di maggiore lignaggio e di maggiore, anche di obiettivi più alti per quanto riguarda il campionato di Serie A2 femminile, girone nord. Palla in post basso verso Blazevic, che viene anticipata dall'avversaria diretta, e quindi ci sarà la rimessa in zona d'attacco per la Delser. È stata Schieppati a toccare per ultima. Rimessa di Vicenzotti, esce Rainis, Mancabelli, poi un ricciolo di Vicenzotti che libera al tiro la Blazevic, che aveva bloccato in prima battuta, salvo poi ritrovarsi libera dalla difesa avversaria. Altri due per Blazevic, quindi è Delser 4, Sesto San Giovanni 2. Gambarini, tiro da tre punti di Galbiati, che danza sul ferro, altro rimbalzo per Blazevic, che carbura una nuova transizione offensiva da parte della formazione di coach Mali Pomiglio. Rainis, Vicenzotti, ristagna un po' l'azione della Delser, anche se poi Vicenzotti e Pontoni riescono a mettere insieme un pregevole gioco a due che manda le friulane avanti di 4 sul 2-6 quando mancano 6 minuti e 45 secondi al termine del primo periodo. Ercole, questi Arturi, Franco bollata da
Reinis, solo che Reinis si dimentica di mettere la colla stick addosso al francobollo, si fa sfuggire l'avversaria diretta che segna e subisce anche un fallo Giulio Arturi, quindi potenziale gioco da tre punti per la numero 5 milanese, figlia di quel Franco Arturi che è una delle colonne della Gazzetta dello Sport, uno dei giornalisti sportivi più in vista nel panorama mediatico italiano. Reinis, sale Vicenzotti, manca Belli sulla linea di fondo, chiusa ottimamente, ma manca Belli ha una grande idea, un passaggio nella tasca per Blazevic, passaggio schiacciato, si chiude però la difesa del Geas che può ripartire in contropiede, adesso ha l'opportunità del sorpasso la squadra di casa, tiro dai 6 metri da parte di Gambarini, respinto dal ferro, Vicenzotti arriva dall'altra parte con Zucorst, arma la mano di Reinis che sbaglia il tiro dai 6,75, si impegna ancora a Mancabelli per tenere vivo il gioco d'attacco delle friulane, riesce nell'intento la giocatrice di Riva del Garda e quindi rimessa in zona offensiva, nella metà campo offensiva per la Delser. Va capitan Vicenzotti proprio davanti alla panchina udinese ad incaricarsi di rimettere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Reinis, c'è Pontoni in zona per un velo, Reinis si butta dentro, trova il Pertugio, trova anche la stoppata di Ercoli che dà la stura al contropiede del Geas, chiuso in tapping da Schieppati che è arrivata a ribadire a canestro il tiro sbagliato da Gambarini, una Delser pigra in transizione difensiva, regala due punti facili alle padrone di casa che quasi recuperano un altro pallone con Galbiati. Sulla panchina del Geas Sesto San Giovanni c'è Cinzia Zanotti, altra grande giocatrice italiana, una bella sfida anche tra le matrici perché sia Mali Pomiglio sia Cinzia Zanotti si saranno affrontate decine per non dire centinaia di volte nella loro carriera da giocatrici in Italia e adesso si affrontano una contro l'altra anche come tecnici di Geas Sesto San Giovanni ed Elser Blazevic, qualche problema in ricezione in fase di coordinamento, viene stoppata la croata della Delser, altro contropiede per Geas che va a segno con Gambarini. Più 3 per le padrone di casa, siamo già nella seconda metà del primo periodo di gioco, 9-6 il punteggio, una Delser che dopo aver iniziato bene adesso fa fatica a trovare la via del canestro, la Geas ha stretto un po' le maglie in difesa, chiudendo i varchi per le iniziative delle friulane che adesso però ci riprovano e anche stavolta sbagliano con Blazevic, è stata stoppata ancora da Elisa Ercoli. È già dall'altra parte il Geas. Schieppati, questi è Arturi, sempre contro Reinis. Arturi decide di giocare contro la difesa schierata. Poi un end-off che la libera la tripla frontale. Rimbalzo lungo per Gambarini su una Delser piuttosto disinteressata in fase difensiva, adesso c'è anche un fallo da parte di Reinis che si è vista sfuggire per l'ennesima volta la Arturi, primo fallo per Carlotta Reinis, time out chiesto dalla panchina della Delser. Dopo il time out si ritorna sul parquet di Sesto San Giovanni con il Geas in lunetta, il numero 4 Schieppati, non era buono il suo canestro, fa comunque 2-2 ai tiri liberi e manda avanti di 5 le padrone di casa, 11 Geas, 6 Delser che è in campo con Reinis, Pontoni, Blazevic, Vicenzotti e Mancabelli. Blazevic
Rainis ci riprova dalla stessa posizione di prima, prima aveva sbagliato, stavolta invece infila la boccia nel canestro, quindi resta meno 2 la Delser con il primo canestro da 3 di Carlotta Rainis. Geas in attacco, Arturi Schiappati si coordina con un palleggio da destro e tiro, sua traiettoria abbondantemente fuori misura. Pontoni va di coast to coast, Blazevic attacca il canestro con decisione, sempre una buona idea, ma non si coordina al meglio la giocatrice croata. Già dall'altra parte il Geas che spara la tripla con la numero 15 Beatrice Barberis, e proprio Barberis restituisce il favore a Rainis. 14 Geas, 9 Delser, 3 minuti e 10 secondi al termine del primo periodo. Mancabelli sfrutta un velo di Blazevic che poi rolla verso il canestro. Alla fine il pallone arriva nelle mani di Rainis, ma solo dopo che Ivana Blazevic ha commesso un'infrazione di passi, ha trovato la valle la vallata oscurata, la giocatrice di Mali Pomiglio, dalle lunghe chele di Elisa Ercoli che le ha impedito di andare a canestro, e quindi palla persa per Udine. Siamo negli ultimi 3 minuti del primo periodo. Gambarini, Arturi, è entrata anche la numero 6 Zagni. Questa è la Gambarini ancora che tenta la virata, il pallone in qualche modo arriva nelle mani di Arturi che palleggia questo tiro dal pitturato, realizza il più 7, massimo vantaggio Geas 16-9, 2-36 al termine del primo quarto di gioco. Sempre Rainis che imposta il gioco d'attacco friulano, sotto la pressione di Arturi. Bel duello quello tra Rainis e Arturi, quasi generazionale, tra due giocatrici che giocano sì playmaker e guardia con importanti istinti offensivi. Adesso si incarta Pecorisce, Pontoni che perde palla, dando la stura al contropiede del Geas che poi si mangia con Gamberini un canestro che avrei segnato anch'io. Per fortuna della Delser, pallone di nuovo in possesso delle friulane. Vincenzotti prova a servire ancora Blazevic sotto canestro, ma ancora una volta la difesa milanese impone l'alt alla ragazza croata. Ciotola, Blazevic allora dice: se da sotto non riesco a segnare, provo a tirare da fuori. Sbaglia anche questo, e poi c'è la magia di Vincenzotti che non si sa bene come, lo sa solo lei, ma la capitana friulana riesce a lucrare un extra possesso offensivo. Fino a questo punto la difesa del Geas sta impedendo alla Blazevic di esprimere tutto il suo talento offensivo. Nella Delser è entrata anche Caterina Bianco con il numero 00. Rainis, proprio Bianco, impedisce alla Rainis di giocare sul quarto di campo libero. Alla fine deve metterci una pezza Vincenzotti che arriva per il jump col taglio flash dall'alto debole. Udine a meno 5, 16-11, 1 minuto e 20 secondi al termine del primo periodo. Arturi si spazia, poi cerca il blocco di De Cortes e arma la mano di Gamberini, che trova anche un alto tiro dalla distanza, quindi 19-11 il punteggio per il Geas quando entriamo nell'ultimo minuto del primo quarto. Rainis sfugge alla guardia di Arturi, ma non trova la via del canestro. Vincenzotti, catch and shoot da 3, sbagliato, prova Bianco a tenere vivo il pallone che carambola in mano ad Arturi, lancia la numero 15 Barberis in contropiede. Rientra bene la difesa della Delser che regala un extra possesso, quindi altri 14 secondi per il Geas in zona d'attacco.
Nella Delser è entrata anche Romano col 32. Va subito in difesa su Arturi, mentre esce anche la Blazevic per qualche secondo di riposo in più. Al suo posto Elisa Pontoni. In attacco il Geas, 28 secondi al termine del primo periodo. Arriva fino sotto canestro, gran canestro, grandi due punti per De Cortes, fatto molto bene. Anche in questo caso difesa d'Elser da rivedere. Vicenzotti, uno contro tutti di Vicenzotti, subisce il di esperienza il fallo di Barberis. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per formazione udinese. Sempre la capitana si incarica di rimettere il pallone in gioco. Esce Romano, che poi attacca al canestro, posa la tabella, sbaglia Vicenzotti e poi sul tap-in ancora Romano, che in qualche modo tira allo scadere, non viene accolta la sua preghiera. Secondo periodo di gioco a Sesto San Giovanni, 21-11 il punteggio tra le padrone di casa del Geas in maglia bianca e la Delser Basket School in maglia arancione. Delser che è in campo con Ciotola, Vicenzotti, Bianco, Pontoni. E Romano, mentre va al tiro da sotto Bianco, in questo caso sbagliato, e Geas che cerca spesso queste aperture con lancio baseball anche da rimbalzo difensivo. Prova a mettere in difficoltà la retroguardia friulana, che adesso recupera il possesso per il tiro sbagliato dall'angolo da parte delle padrone di casa. Ricordo che stiamo commentando questa partita dal tubo di FRG Sport Channel, dal momento che ci è arrivata da Sesto San Giovanni le immagini senza il conforto della telecronaca da parte dei giornalisti o di qualcuno di Sesto San Giovanni, e quindi abbiamo dovuto sopperire con un audio solo successivo. Ci perdonerete se non riusciamo a riconoscere nell'immediato le giocatrici sul terreno, sul parquet di Sesto San Giovanni. Giocato un minuto abbondante in questo secondo periodo. Ottima la difesa di Pontoni, che recupera un pallone a metà campo che con l'ausilio di Romano e Ciotola può imbastire un'altra azione offensiva friulana. Delser che è finita a meno 10, ma adesso Bianco sbaglia un facile appoggio. Caterina, ci sarebbe anche la tabella lì che può dare una mano per segnare dei canestri importanti. Jess resta più 10 e anzi guadagna un altro possesso offensivo. Nella Delser esce proprio Bianco, rientra al suo posto in campo e va da Pozzo con il numero 16. Beh, direi non bene ma non benissimo questa rimessa da parte del Geas con il pallone che è stato recuperato dagli spettatori tifosi delle padrone di casa. Vediamo se finalmente dopo quasi due minuti di gioco in questo secondo periodo qualcuno riesce a mettere il pallone dentro il canestro. Ci prova Vicenzotti, stoppata la capitana friulana. Ancora in attacco da Delser con Mali Pomiglio che rimanda sul parquet Elisa Mancabelli, mentre Cinzia Zanotti, coach lombardo, spedisce in campo Lisa Ercoli. Bene ma non benissimo 2, è stata Elisa Pontoni che qui ha servito un pallone direttamente a Stefano Tomat, che è l'assistant coach di Mali Pomiglio. E allora, ormai due minuti giocati in questo secondo quarto, nessuno ha voglia di far canestro. Geas in attacco, Ercoli sale per il blocco a disposizione di Arturi, che poi chiama in causa le sue compagne. La tripla frontale segnata da Galbiati
spedisce al massimo vantaggio di più 13 il Geas, 24-11, primo canestro del secondo periodo. Romano Pontoni, lontanissima dal canestro, la palla arriva ad Appozzo che prova a girarsi, sempre spalle a canestro, e va da Appozzo. Adesso la difesa della Geas sta facendo veramente un lavoro eccellente sulle linee di passaggio delle friulane. Altra palla persa per la Delser, e Pomiglio manda in campo Blazevic per provare a scuotere le sue, per vedere se può essere una mossa utile a carburare qualche punto. 24-11 il punteggio, 7 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, Delser a meno 13. Ancora Galbiati, ancora da tre, stavolta sbaglia, rimasto lungo di Romano. Che poi quasi perde palla nel tentativo di servire Mancabelli. Ciotola. Mancabelli. Sono due punti. Finalmente rompe il ghiaccio la Delser nel secondo periodo, 24-13, torna a meno 11 la formazione friulana. Ercoli dietro il blocco, Galbiati porta a spasso tutta la retroguardia arancione, poi Ercoli si pianta su un blocco da Pozzo, incerta sul da farsi, una mezza linea di tirare, poi prova ad aggredire il canestro, trova in qualche modo Blazevic che segna col fallo di Ercoli, e questa è la prima volta in cui la croata col numero 3 in maglia arancione riesce a non solo a sfuggire alla difesa di Elisa Ercoli, ma anche a costringere l'ex pivot della nazionale under 20 italiana al fallo. Il tiro libero aggiuntivo a disposizione di Blazevic scende in singola cifra lo svantaggio della Delser, 24-15, e la croata lunetta con il tiro libero supplementare. Puntualmente realizzato, e quindi è meno 8 per la Delser, 24-16, 6-30 al termine del secondo quarto. Ercoli. Zagni attende l'uscita dai blocchi di Gamberini, il pallone arriva sotto misura a Ercoli che vuole rifarsi per l'errore precedente, sbaglia la numero 15 maglia bianca, e se dall'altra parte Ciotola, Mancabelli, Romano, anzi Blazevic, scusate, Romano, gioco in continuità per la Delser, volto a mettere in condizioni Mancabelli di tirare, tiro insetticida, ha ucciso le mosche a Sesto San Giovanni senza arrivare al ferro. Dall'altra parte una transizione offensiva della Geas, fermata da Romano con la rimessa in zona d'attacco per le padrone di casa. Subito palla persa da parte di Sesto San Giovanni, Blazevic attacca il canestro, Mancabelli, Ciotola rinuncia al tiro da fuori. Mancabelli deve accelerare le operazioni perché stanno per scadere i 24 secondi. Romano da tre punti sulla sirena, Romano la butta dentro, ed ora è 24-19, rientra a meno 5 la Delser con un parziale aperto di 7-0. Molto bene con Arturi in panchina, Geras si è fermata, adesso commette fallo in attacco la formazione lombarda con un blocco irregolare da parte di Elisa Ercoli, vuole un time out Zanotti che le viene concesso, quindi minuto di sospensione per la panchina del Geras. Dopo il time out, parziale aperto di 7-0 per la Delser, che da meno 12 si ritrova ora a meno 5 sul 24-19. Mancano 5 minuti abbondanti al termine del secondo periodo. Zanotti ha tolto Ercoli, che non è entrata in questo secondo quarto con lo stesso piglio che aveva manifestato nei primi 10 minuti di gioco.
Delser in attacco con Ciotola sotto il velo di Blazic, altro di velo. Ciotola non attacca il canestro, lo fa invece Romano, il suo jump dalla linea il tiro libero spinto dal ferro, c'è cioè dall'altra parte Geras Schiappati. Palleggio a destra e tiro e canestro da parte di Pusca, ha fatto tutto molto bene Romano. Ciotola, Blazevic sotto canestro per Romano, palla persa dal ball handling sbagliato da parte della giocatrice triestina. Ci prova Blazevic dai 6,75 e stavolta sono tre punti per la croata della Delser. Si allunga ancora il parziale, adesso è a meno 4 Udine con un break di 2-10 a favore della squadra di Mali Pomiglio, che è rientrata in partita. Siamo negli ultimi 4 minuti del secondo quarto. Albiati sbaglia abbondantemente la tripla, altro pallone per la Delser che può rintuzzare ancora di più il gap che la separa dalle padrone di casa. Rientra Rainis nelle fila della Delser, rientra anche il capitano Vincenzotti, quindi va con i grossi calibri Mali Pomiglio questa parte finale del secondo periodo. Mancabelli, dai vai con Rainis, che poi ribalta al lato per Vincenzotti, spara la tripla a Vincenzotti, uccide le mosche senza arrivare al ferro. Decisa la capitana friulana, ma ha sbagliato completamente di calibrare la traiettoria della sua tripla. Pusca, palleggio a destra e tiro, altri due. E pecca un po' in difesa la Delser, perché fa tutto molto bene fino al momento in cui deve serrare ancora di più, fare quell'ultimo step che le permetterebbe di giocare alla pari con la Geas. Manca, come si suol dire, il classico centesimo per far la lira alla squadra di Pomiglio, che ora insegue a meno 6, 28-22, 3-14 al termine del primo tempo. Cambio per Geas, che rispedisce in campo Arturi. Vincenzotti in post basso, taglia da Pozzo, ma è un passaggio telefonato, ha capito tutto Arturi, che è già dall'altra parte. Il blocco di Barberis nell'angolo, Schiappati, poi un tiro al volo sul passaggio della numero 4 da parte di Galbiati, tutto ben fatto. Geas ritorna a più 8, 30-22, stavolta però su questo nuovo allungo delle padrone di casa. Se all'inizio davo il merito alla difesa della Geas, in questo caso devo dare soprattutto il demerito alla disattenzione d'Elser. 2:44, time out. Al termine del secondo quarto, dopo il time out, Geas può allungare ulteriormente rispetto al più 8 con cui sta conducendo questa partita, 30-22. Un po' di difficoltà nel ball handling per le padrone di casa, restano comunque in zona d'attacco. Le immagini che vedete sono a cura della formazione di casa del Sesto San Giovanni, per cui vi chiediamo anche venia per movimenti inconsulti della telecamera, come movimento assolutamente inconsulto è questa rimessa buttata via dalla Delser, dalla premiata ditta Vincenzotti Romano. Pallone direttamente al custode della palestra, e quindi di nuovo in attacco il Geas. Ancora nessun fallo speso dalla Delser in questo secondo quarto, sinonimo anche di scarsa aggressività. Schiappati si libera della sua
difesa armata alla mano di Galbiati, che sbaglia da fuori. Finalmente la Delser può riproporsi in zona d'attacco. Adesso senza pressione difensiva è più facile la rimessa, che consente a Reinis di impostare un nuovo gioco d'attacco per la Delser. Landoff con Mancabelli, Vincenzotti uno contro uno, taglio di Blazevic, servita alla perfezione dalla capitana, cioccolatino da scartare per la croata, meno 6 Delser, 30-24, 1-45 al termine del secondo periodo. Adesso Delser che recupera con determinazione un altro pallone e va a realizzare con un preciso e perfetto dai e vai sull'asse Mancabelli Reinis, mandando al bar l'intera retroguardia del Geas. Telecamera fa fatica a stare ferma. Per nostra fortuna comunque l'importante è che la Delser riesca a giocare bene come ha fatto nelle ultime azioni. Barberis, giro e tiro dal post basso, la Blazevic, rimbalzo difensivo e apertura per Reinis, che gioca ancora un altro dai e vai sull'asse Vincenzotti da Pozzo. Eva sbaglia da sotto il più facile degli appoggi. Dall'altra parte Arturi, Galbiati in qualche modo prova la preghiera, ma non viene accolta dagli dei del basket, come si suol dire. Dall'altra parte c'era una buona linea di passaggio su Blazevic, sporcata però dalla difesa lombarda. Rimessa in zona d'attacco per la Delser, 40 secondi al termine del secondo quarto, rientra Elisa Ercoli. Reinis uscendo dai blocchi, poi suo rimbalzo lungo, altri 14 secondi a disposizione della Delser, che però Vincenzotti non intende aspettare perché spara la tripla e la segna. Delser a meno 1, 30-29. Non può andare fino in fondo il Geas perché c'è circa 4 secondi di discrepanza tra il cronometro 24 e quello della partita. Il Geas in qualche modo mantiene il possesso della boccia, la formazione di casa, con Zanotti che chiama timeout per organizzare l'ultimo attacco. 15 secondi da giocare da Delser, è rientrata in partita sul 30-29. al termine del secondo quarto. Delser in difesa, allocata nella propria area, Ercoli posizione profonda, giro tiro dal post basso, buona la copertura di Vincenzotti che scatena il contropiede del Serino, non a segno con Reinis, era una buona opportunità per andare in vantaggio, primo tempo finisce. Terzo periodo di gioco a Sesto San Giovanni, in campo la Delser di maglia arancione contro le padrone di casa del Geas, che stanno vincendo per 30-29 sulle friulane. Una Delser che ha chiuso in crescendo il secondo quarto dopo essere finita sotto di 12. Alla fine ha avuto anche il tiro per passare in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo, ma è una partita tutta da giocare, anche se il primo canestro del terzo quarto è di Schieppati, che spara la tripla e la segna proprio in faccia a Vincenzotti, che è in campo con Reinis, Pontoni, Blazevic e Mancabelli. Quindi Pomiglio ha scelto il quintetto base che aveva già iniziato la partita per questo avvio di terzo quarto. Reinis, Blazevic appoggia la tabella sbagliando abbondantemente, c'era Elisa Ercoli in zona e la prestanza fisica dell'ex pivot della nazionale under 20 azzurra ha fatto la differenza. Sta fino a questo punto mettendo poi in difficoltà la Blazevic, che non ha grande libertà di movimento. Dall'altra parte segna ancora Schieppati, 4-0
subito un avvio del terzo quarto per le padrone di casa ed Elser che ripiomba a meno 6, 35-29. Quasi un minuto e mezzo giocato in questo terzo quarto, ancora deve rompere il ghiaccio nella ripresa la formazione friulana. Vincenzotti in qualche modo arriva sotto canestro, ma le si oscura la vallata. Altra palla persa per Udine. È stata dall'altra parte il Geas che va al tiro da 3, realizzato da Panzera. E il parziale si allunga a 7-0. Ora Udine è sotto di 8, anzi sotto di 9, 38-29. Palla contesa tra Schiappati e Vincenzotti. Vi ricordo che stiamo facendo questa telecronaca dal tubo nella sede di FVG Sport Channel, dal momento che ci è arrivato il file della partita senza l'audio, la telecronaca sul posto, e quindi abbiamo dovuto ovviare tamponando la falla, e spero vogliate perdonarci nel caso in cui dovessimo sbagliare la lettura delle giocatrici in campo, dal momento che stiamo seguendo la partita al video su un monitor piuttosto piccolo. In attacco Geas con Gambarini, ancora da tre punti Panzera, stavolta uccide mosche senza arrivare al ferro. Buon per la Delser che aveva difeso bene nella circostanza. Ci riprova con una nuova azione offensiva la squadra di Mali Pomiglio, che deve inseguire sotto 38-29, 2 minuti e mezzo giocati nel terzo quarto. Rainis dietro il blocco di Vincenzotti, sbaglia ancora sul secondo ferro la playmaker di Tolmezzo. Altra palla persa per la Delser che davvero non riesce a segnare, sembra esserci un tappo sul canestro del Geas in questa ripresa. Arturi accelera, Panzera, Ercoli in posizione profonda, Ercoli spalla canestro, trova sotto sulla linea di fondo il taglio di Gambarini, poi il pallone arriva alla liberissima Galbiati che sbaglia dalla media distanza. Vincenzotti al quarto di campo libero ma non affonda, chiama in causa Rainis, questi pontoni, Blazevic, mancano 8 secondi, la Delse non ha ancora costruito nulla di pericoloso, taglio della croata prontamente servita da Mancavelli, 2 tiri liberi per Blazevic, vediamo se finalmente dalla lunetta la Delse riesce a rompere il ghiaccio in questo terzo periodo. Eccolo qua il primo punto del Serino nel terzo quarto, a segno Ivana Blazevic che realizza anche il secondo personale a propria disposizione. Meno 7 Delser, 38-31, 6 e mezzo al termine del terzo quarto. Quando Arturi spara una tripla da 8 metri, spinta dal ferro, Vincenzotti, Blazevic prova ad accelerare, arriva di morchio, manca Belli, anzi Rainis che attacca il canestro, sbaglia però la giocatrice in maglia arancione con numero 21, e già dall'altra parte la Gambarini che manca l'appoggio e allora si ripropone in zona d'attacco la Delser. Manca Belli, arriva di gran carriera Pontoni che sbaglia ma subisce il fallo di Elisa Ercoli, e allora ci saranno 2 tiri liberi per Elisa Pontoni. Delser ha capito che non essendo in gran giornata di tiro è meglio attaccare il canestro e magari gravare di falli la difesa padrona di casa per guadagnarsi tiri liberi a cronometro fermo, che sono sempre utili per chi deve inseguire, come nel caso della squadra del presidente De Biase, che nel primo turno aveva battuto Castelnuovo e oggi si trova ad affrontare la trasferta in casa di una delle formazioni più quotate del girone. Allora realizza Pontoni il tiro libero aggiuntivo ed è meno 4 per la Delser, 38-34.
Ercoli sembra zona anche la retroguardia di Malipomiglio, si schieramento 2-3. Ercoli nell'angolo mette la palla nelle mani di Arturi, l'ultima a toccare è una giocatrice friulana, il piede di Blazevic che era nata in chiusura, rimessa in zona d'attacco per la Geas. Ercoli, Arturi, Gambarini, Gambarini lasciata libera di tirare da una Vicenzotti che non era andata con decisione sul close out. Rainis calpesta la linea laterale, brava in questa circostanza la stessa Arturi, che ha impedito alla playmaker de Serena di avanzare. Barberis, Arturi, ball handling, poi pallone per Galbiati dall'angolo. Sono due punti di pregevole fattura per Algeas, che torna a più 6, 40-34, e siamo nella seconda metà del terzo quarto. Blazevic, Vicenzotti, gioco in continuità per Udine, manca Belli, attacca il canestro Blazevic da sottomisura, il pallone arriva a Rainis oltre l'arco dei 6-75, spara la Berta alla Rainis, tiro respinto dal ferro. Arturi, Gambarini, sfugge a Pontoni, poi in aiuto Blazevic commette fallo con Pontoni, non benissimo in fase difensiva, si è fatta buggerare sul primo passo dell'avversaria, l'azzurrina di Malipomiglio, che spedisce sul parquet Eva da Pozzo al posto di Blazevic. Qualche problema di falli anche per la croata della Delser. Arturi esce dai blocchi Barberis, che poi attacca con decisione al canestro, viene stoppata fallosamente da Vicenzotti. E per la capitana udinese si tratta del secondo fallo personale. Due tiri liberi per Barberis. Realizza solo il secondo a sua disposizione la giocatrice milanese. E Rainis può impostare una nuova azione offensiva con Adelser sotto di 7 sul 41-34, buttando però via subito il pallone. Non era male l'idea per servire sul taglio lungo la linea di fondo Mancabelli, palla però mal calibrata. E Geas può riproporsi in zona d'attacco. 4-13 al termine del terzo quarto. Arturi si rinnova il duello con Rainis. Galbiati, Arturi, e sarebbe Barberis sul lato debole, ma Arturi preferisce giocare lì. La palla transita effettivamente per le mani di Barberis, il cui passaggio sotto canestro a mettere in ritmo De Cortes viene intercettato dalla difesa della Delser, che poi spreca malamente in attacco, prestando il fianco alla transizione offensiva del Geas, chiusa da una tripla sbagliata da Arturi. Non fasi limpidissime di gioco, se magari la telecamera si gira dall'altra parte è meglio, grazie. Pontoni, raddoppiata in post basso, voleva servire Eva da Pozzo, altra palla persa per la Delser, e adesso contropiede facile facile per il Geas, che con De Cortes realizza il canestro che porta le padroni di casa avanti di 9 sul 43-34, 3 minuti e 15 al termine del terzo periodo. Vicenzotti riesce a sfuggire a De Cortes, poi gioca a due con Da Pozzo, si taglia Eva, li fa particolarmente bene, velo e rollaggio verso il canestro, due punti per Eva Da Pozzo, meno 7 del Ser, 43-36 a Turi. De Cortes sale per il blocco, Arturi invece mette il pallone nelle mani di Barberis, che ribalta ancora al lato per Gambarini,
De Cortes lungo la linea di fondo, pesta la linea bianca e quindi è palla persa per la Geas con la Delser che può respirare. Entra in campo anche Vanessa Sturma, entra in campo Matilde Ciottola per questi ultimi tre minuti scarsi del terzo periodo, con Udine sempre costretta a inseguire. Si è addormentato il cameraman, grazie, già la seconda volta nel giro di un minuto. Ripetiamo, ci sono arrivate le immagini da Sesto San Giovanni, queste sono senza audio e senza commento, abbiamo dovuto ovviare facendo una cronaca da studio dal tubo dalla sede di FVG Sport Channel. Vi chiediamo ovviamente venia per questa situazione non dipendente dalla nostra volontà. Due minuti e mezzo al termine del terzo quarto, Sturma alla rimessa offensiva. Fortunata la Delser perché il pallone diretto verso Ciottola viene indirizzato fuori dal campo dall'intervento di Schiappati. Ci riprova Sturma, stesso schema di prima, esce Mancabelli, poi la boccia arriva in mano a Sturma. Ciottola, 4 secondi al termine dei 24 per andare al tiro. Ciottola inventa una parabola infilandosi sotto le ascelle dei difensori, trovato un pertugio giusto la playmaker udinese. Meno 5 Delser, 43-38, De Cortes, Arturi, non tira da 3 la giocatrice numero 5, lo fa invece Galbiati, una traiettoria fuori misura, la pilestra a recuperare l'imbalzo offensivo è però la Barberis che regala onesta possesso a De Cortes, due tiri sbagliati e poi da Pozzo mette il piede sulla linea di fondo regalando un nuovo possesso offensivo al Geas. 1.45 al termine del terzo quarto, Delser sempre a meno 5. Arturi sfugge a Mancabelli, questo è il tiro da fuori di Schiappati, con Mancabelli che riesce a recuperare il rimbalzo difensivo. Non era male l'idea di servire Sturma che stava tagliando, passaggio però un po' telefonato, si chiude la difesa, rimessa in zona d'attacco per la Delser con la solita solito movimento con cui Sturma decide di servire Mancabelli sul lato opposto. Non grandi spaziature nell'attacco della Delser che difatti perde il possesso. 1.20 al termine del terzo quarto, tiro da sotto di Galbiati sbagliato e poi all'imbalzo offensivo c'è il fallo di De Cortes. Secondo fallo per l'azzurrina e la Delser ci riprova dovendo recuperare 5 lunghezze sul 43-38, ma ormai mancano 70 secondi al termine del terzo quarto. Udine che non è mai stata in vantaggio, se si escludere le prime azioni della partita, ha avuto il pallone del sorpasso, l'unico al termine del primo tempo, un contropiede sbagliato da Rainis che adesso butta via il pallone, era indirizzato a Pontoni, alto contropiede Geas chiuso dal tap-in di Schiappati dopo che la Delsel ha avuto una pessima transizione difensiva. Sono tutti regali che non si può concedere al Geas, che adesso ha un ulteriore, no, invece perde palla. Pontoni poco aggressiva, di solito si fa una finta, si fa saltare il difensore e si appoggia senza troppi problemi alla tabella, cara Elisa Pontoni, che esce sostituita da Bianco. Questi ultimi 37 secondi del terzo quarto, sempre Sturma la rimessa offensiva, alto pallone buttato via da Vanessa Sturma che ha toccato palloni praticamente solo in fase di rimessa d'attacco, ne ha persi 2 su 4. Vanessa può giocare molto meglio di quello che sta facendo, anche se sta ancora cercando la forma migliore dopo gli infortuni che l'hanno penalizzata nella passata stagione. Nel frattempo rientra Rainis al posto di Mancabelli. Albiati, Schiappati, Arturi,
Gamberini da fuori segna con il fallo subito da parte di Sturma. Non è la Gamberini, è la Barberis. Canestro che spezza gli entusiasmi d'Elser. Adesso sbaglia però il tiro libero aggiuntivo la giocatrice milanese. Una d'Elser che sperava di essere molto più vicina di quanto lo sia questo finale di terzo quarto. Meno 9 per le friulane. Ciotola, Sturma, tacca il canestro, un paio di cambi di direzione, palla persa da Vanessa. 9 secondi regalati alla Geas per chiudere con un'azione offensiva il terzo periodo. 47-38. Con Zanotti che invece chiama time out. L'ultima azione del terzo quarto, la Delcer combina un altro pasticcio su un pallone che poteva tranquillamente essere preda della difesa friulana. Si catapulta invece la Schiappati che riesce a recuperare il rimbalzo offensivo e a guadagnare i tiri liberi. Segno il primo. Segno anche il secondo. Male la Delser in finale di terzo quarto. E guarda lì che butta via un altro pallone la formazione udinese, per fortuna che finisce sul 49-38. Ultimo quarto a Sesto San Giovanni, una Delser che ha giocato piuttosto male, soprattutto la fase finale del terzo periodo, ha mancato l'aggancio alle padrone di casa e ora si trova a inseguire sul 49-38 per fortuna delle udinesi che c'è Capitan Vicenzotti che realizza i primi due punti dell'ultima frazione di gioco, 49-40, Geras in attacco, Schiappati, Arturi, sempre contro la difesa individuale della Delser, si vede bucare da un palleggio restrittivo di Galbiati, abile a girare dietro il blocco. Difesa Delser non irreprensibile nella circostanza. Rainis sul travello di Pontoni che poi rolla verso il canestro, la palla arriva a Ciotola che ferma invece la prosecuzione dell'azione. Da Pozzo viene costretta a una palla contesa da Schiappati, la regge del possesso alternato favorisce l'Egeas mentre esce De Cortes e rientra in campo nelle fila delle padroni di casa la Galbiati. Arturi, Zagni, poi il pallone arriva a Galbiati cui slalom viene intercettato dalla retroguardia del Serina. Pontoni, non era male l'idea, c'era un ottimo backdoor sul movimento di Ciotola che aveva tagliato dietro al difensore, passaggio mal calibrato recuperato dal custode. Sempre meno 11 per la Delser, 51-40, 8-37 al termine del quarto periodo, con Geas che va di nuovo a segno con Schiappati, spina nel fianco della retroguardia friulana. Meno 13 Delser, attenzione perché la partita rischia di sfuggire di mano alle udinesi che hanno dimostrato soprattutto nel secondo quarto di poter recuperare, di poter giocarsela alla pari contro le padrone di casa, fatto di giocare molto meglio di quanto stiano facendo Vicenzotti e compagne. Da Pozzo si svincola dal raddoppio di marcatura e appoggiando la tabella di sinistro riesce a realizzare il meno 11, 53-42. Zagni, Arturi, Schiappati,
poi Galbiati rende per Focaccia, appoggia anche lei la tabella. Da Pozzo assente in fase difensiva, meno 13 Delser, 5-5-4-2, 7 e mezzo al termine. Adesso Rainis calpesta la linea laterale, altra palla persa per Udine. Con Pomiglio che rispedisce sul parquet la Blazevic per giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi 7 minuti e mezzo, dovendo recuperare 13 lunghezze di svantaggio rispetto alle padrone di casa del GEA Sesto San Giovanni nella seconda d'andata del campionato di serie A2 femminile 2017-2018. Grande difesa di Vicenzotti e qui coppia arbitrale formata da Sciliberto e Mura si inventa letteralmente il terzo fallo di Vicenzotti. Ora va bene che sto guardando la partita da un monitor piccolo piccolo, ma questo fallo vi garantisco che l'hanno visto solo le due arbitre. Gambarini, Arturi in uscita dai blocchi, automatica la tripla di Giulia Arturi, solo Cotone, ed è 58-42, massimo svantaggio per la Delser, meno 16, adesso si fa dura. Pontoni, altra palla persa per Elisa Pontoni con Gambarini che intercetta e poi lancia in attacco la Schiappati. Pontoni ha un attimo di orgoglio, stoppa l'avversaria, ma poi nessuno copre il rimbalzo e nel tap-in la Geas vola a più 18, 6-0-4-2. Dopo il time out 6-0-4-2, 6-38 al termine della partita, Delser a meno 18 sul parquet di un Geas che nulla ha fatto di trascendentale per ritrovarsi un vantaggio così cospicuo, ma semplicemente ha saputo sfruttare le amnesie di una Delser troppo corrente alternata, soprattutto troppo poco concentrata per riuscire a avere la meglio, comunque giocare alla pari contro le esperte lombarde. Adesso la Delser sbaglia un'altra azione offensiva con Rainis che spedisce sul secondo ferro il suo jump dalla media distanza. Schiappati, Barberis, va via Vicenzotti, poi sbaglia, rimbalzo offensivo però ancora Schiappati, tiene vivo il possesso per la Geas che realizza altri due punti con Pusca dall'angolo. Segna anche Pusca, Delser a meno 20, 6-2, 4-2, 5 minuti e mezzo al termine. Lazevic, Pontoni, taglio di solo di Mancabelli che poi trova Blazevic sul lato debole, tiro di Ivana è fuori misura. Ormai Geas gioca assolutamente sul velluto, più 20 e palla in mano. Mancabelli a moto d'orgoglio riesce a recuperare con l'ausilio di Blazevic il possesso, mentre Malipomiglio manda in campo e va da Pozzo al posto di Elisa Pontoni. Ormai mancano poco più di 5 minuti al termine e la Delser deve fare il miracolo se vuole rimontare le 20 lunghezze che di gap che in questo momento vessano la squadra di Malipomiglio in casa del Geas Sesto San Giovanni. Blazevic, Vicenzotti da tre punti, sbaglia Vicenzotti, rimbalzo di Pusca, ma in zona c'è Mancabelli che recupera il pallone, serve Blazevic che appoggia la tabella, meno 18, 6-2-4-4, 4-39 al termine. Schiappati, Arturi, anzi e Gambarini, ancora Schiappati, sbaglia l'appoggio, altro rimbalzo per Udine con Mancabelli che arriva fino sotto il canestro avversario con un cost to cost, guadagna un fallo, rimessa in zona d'attacco per la Delser, anzi no, ci sono due tiri liberi per Elisa Mancabelli che era considerata in fase di tiro, il fallo è di Pusca.
2 su 2 per Mancabelli, 6-2, 4-6, meno 16, parziale aperto di 4-0 per la Delser. Pusca cambia angolo, stavolta sbaglia e c'è un altro rimbalzo per la Delser. Non vorrei, se fossi un tifoso del Geas, che le Lombarde avessero già tirato i remi in barca. Blazevic, Mancabelli, Vicenzotti, taglio di Da Pozzo che appoggia la tabella dopo un ottimo backdoor e adesso il parziale si allunga fino all'8-0, 6-2-4-8, meno 14 per la Delser. Si impegna in difesa Gamberini, Pusca spara una tripla sbagliando, l'altro rimbalzo della Delser che comincia a crederci, seppure Rainis regala il pallone all'avversario e poi Vicenzotti va a stoppare la Schieppati e quindi c'è ancora possibilità per Udine. Vicenzotti, Blazevic la sottomisura sbaglia, Vicenzotti lotta come una leonessa al rimbalzo offensivo, guadagna due tiri liberi. 3 minuti al termine, Udine a meno 14, però qualche minuto fa era a meno 20 con un linguaggio del corpo non positivo. Adesso le cose paiono andare un po' meglio, vediamo se negli ultimi 3 minuti la Delser farà miracolo. Time out. Prima del time out aveva subito fallo Vicenzotti e quindi due tiri liberi per la capitana udinese. A segno col primo personale, meno 13. Tassametro sempre in funzione. E meno 12 per Udine che era a meno 20 solo poco più di un minuto fa. Ultimi 3 minuti. Adesso la Delser deve aggredire l'avversario, fa sentire il proprio fiatto sul collo della Geas che sembra essersi incartapecorita in fase offensiva, anche se adesso la Zagni guadagna due tiri liberi per il fallo di una Blazevic fuori posizione in difesa. Con Zanotti, coach del Geas, che richiama in panchina Gamberini mandando in campo la Barberis. Tiro libero a segno per Schieppati, 2 su 2. Poi altro cambio, vediamo se la Delser tenta il tutto per tutto. Rainis, mancano 2 minuti e 40 secondi al termine e a meno 14 la formazione di Mali Pomiglio. Rainis però non accelera, anzi gioca contro la difesa schierata. Mancabelli, Blazevic, dopo il tocco della difesa milanese. Vicenzotti deve accelerare le operazioni, stanno per scadere i 24 secondi. Mancabelli da 3 punti, sbaglia, Blazevic al rimbalzo, segna con il fallo di Galbiati, anzi fallo di Arturi, come non è considerato valido il canestro di Blazevic, ma in quelle condizioni lì come fai a dare solo la rimessa in zona d'attacco alla Delser? Ma resto perplesso, secondo me era canestro valido più fallo. Tant'è, Blazevic è comunque di nuovo in attacco, ma butta via il pallone nel tentativo di servire Eva da Pozzo. E adesso ultimi 2 minuti con una Delser che, se avesse segnato Blazevic, se avessero dato i 2 punti a Blazevic con il tiro libero supplementare, poteva esserci un'altra partita. Invece mi sa che questa è l'azione decisiva della partita, perché la Delser non riesce neanche a fare fallo con Arturi che poi perde palla. Vicenzotti, c'è Rainis già dall'altra parte, spaziatura sbagliata nella transizione offensiva friulana ed ora si gioca contro la difesa schierata. Mancabelli, 100 secondi al termine, Mancabelli si palleggia sul piede,
poi palla persa per la destra, no, invece viene mantenuto il possesso per l'ultimo tocco da parte di una giocatrice lombarda, ma vedete il tempo 1.35 al termine, Delser sempre a meno 14, ha perso l'attimo buono secondo me la formazione di Pomiglio per chiudere il gap, anche se adesso segna Mancabelli, ma si resta solo a meno 11, 6-4-5-3, un minuto e mezzo, neppure troppo aggressiva la squadra friulana che vuole difendere, però in questi casi o si fa fallo, si manda in lunetta, si cerca di fermare il cronometro, di far punti a cronometro fermo, oppure significa che la Dell se l'ha data su, così è, altro rimbalzo offensivo per la Geas che dunque può incamerare il successo con la Delser che conosce la prima sconfitta stagionale in trasferta sul campo della Geas. Ultimo minuto, Vicenzotti regala un altro pallone alle lombarde che in facile contropiede con Galbiati vanno a realizzare il 6-6-5-3 più 13 per la Geas. 44 secondi. Vicenzotti da tre punti sbaglia e c'è un rimbalzo, un fallo a rimbalzo difensivo da parte di Mancabelli. Geas sostituisce Schiappati con De Cortes, questo era solo il terzo fallo di squadra per la Delser, ne ha tre anche il Geas, ma ormai la partita è finita, 33 secondi al termine, Geas ha più 13. De Cortes da sotto segna in qualche modo, anche con un pizzico di fortuna, la palla che sbatte un paio di volte sul tabellone e il ferro prima di entrare, 6-8-5-3, 18 secondi al termine. Rainis, Vicenzotti, alto passaggio sbagliato verso Da Pozzo. Delser già con la concentrazione sotto la doccia, dall'altra parte segna Panzera, il canestro che fissa il 7-0-5-3 e si conclude così la partita con Udine che rinuncia ad attaccare. E quindi Geas 7-0, Delser 5-3, grazie a tutti per averci seguito.